pomeriggio da Davide Mancini e benvenuti a Velletri per la sfida clou della 12ª giornata del campionato di calcio a 5 serie C2 di fronte Velletri, padroni di casa 27 i punti racimolati, secondo posto in classifica per la squadra di Carlo Pontecorvi, di fronte la prima della classe, ovvero Sport Country Club Gaeta, primo posto in classifica con 30 punti, 3 in più rispetto al Velletri. Si comincia, primo possesso per lo Sport Country Club Gaeta. Ancora Luca Manciocchi, si impossessa del pallone, le finte, la sterzata, va con il destro, Murato, sempre lui, insiste da sinistra, va alla conclusione, dialoga bene con Luca Manciocchi, poi Cedroni, se ne va da destra, parte la rasoiata da parte di Cedroni. Sorrentino, le finte, trova Guerra con il tacco per De Santis, ottima la transizione, va con il destro e il palo colpito da Sorrentino. Adesso si distende con Cedroni, viene fermato da Sorrentino, non c'è fallo, ancora con il destro, ribattuto ancora Velletri, Diana controlla, può andare con il sinistro, spara e c'è il vantaggio da parte del Velletri con il numero 10 Francesco Manciocchi, 1-0 per i padroni di casa. Strada che si fa in salita per il Country Club con Guerra che se ne va, ma Guerra con il sinistro, la gran parata da parte di Sciotti, poi ancora la conclusione, doppia chance per Sorrentino. La pressione alta da parte del Velletri, conquistato il pallone, attenzione a Cedroni, pallone scucchiaiato di testa, poi Sorrentino, la conclusione, il bolido, prova a spostarsi il pallone centralmente, passa Leone, attenzione a Leone, la conclusione con il sinistro, Diana rimette in avanti, lo arpiona molto bene Leone, attenzione a Cedroni con il destro, la grande chance, solo un cambio in questo momento, attenzione a De Santis che spara con il destro, altro palo, ancora fantasia, cache bene la situazione difficile, va con il sinistro, scarica a sinistra sui piedi di Sorrentino, dai vai che non c'è, con fantasia che se ne va comunque sul sinistro fino in fondo, fantasia, prova a mettere in mezzo per Sorrentino, per Luca Manciocchi, pallone in mezzo, non ci sono spazi, allora scucchiaiata in avanti per De Santis, De Santis con il destro e la parata da parte di Sciotti, Cedroni e Leoni, anzi Diana, Diana con il destro e c'è 2-0 da parte di Diana che trova il raddoppio per il Velletri. De Santis ferma tutto, attenzione a Cedroni, Sorrentino per fantasia non passa, quindi Diana, ancora Diana, va con il destro, la deviazione, vediamo se fantasia andrà direttamente alla conclusione in porta oppure cercherà un compagno, fantasia proprio per Sorrentino, il pallone è bloccato da Sciotti, Sorrentino, pallone per Guerra, la traversa, Sorrentino di prima per Guerra, prova ad andare via Guerra, attenzione Guerra, 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 la parata decisiva da parte di Sciotti, Sorrentino, passaggio per Fantasia, colpo di tacco, gran gol da parte di Fantasia, davvero una perla del numero 8 De Santis, ancora Guerra, prova ad andarsene, Guerra con il sinistro e c'è il pareggio da parte del Country, abbiamo il fischietto in bocca pronto a fischiare la fine e così è, finisce 2-2 la sfida tra Velletri e Sporting Country Club Gaeta.